Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, rieccoci qui con Civilization Beyond Earth, con la nostra organizzazione degli stati sudamericani, la nostra cittadella, la nostra capitale, il nostro Reginaldo De Alencar, il nostro presidente, ovvero siamo noi, che sopravviverà nei secoli, perché rimarrà sempre lui. Allora, cosa dovevamo fare? Non ci è rimasto molto da fare, avevamo iniziato a mandare un po' di soldati a giro, avevamo fondato questa che era diventata una vera e propria città, infatti stiamo già costruendo un deposito e abbiamo finalmente distrutto il nido alieno che si trovava qui e stiamo facendo riprendere le nostre unità. Allora, turno successivo, stiamo ricercando la griglia difensiva, siamo già al punto 1 della purezza, quindi non abbiamo, cioè gli alieni non possono più attaccare i nostri esploratori. E vediamo un attimino di proseguire. Dunque, abbiamo un lavoratore che ha finito di migliorare le caselle intorno a questa città qua. E direi di portarlo immediatamente qui dove c'è la pietra fluttuante a fare una bella. Ah, a parte ancora non la possiamo sfruttare, quindi lo portiamo qua dove c'è la frutta, va. A fare una bella piantagione. Facciamo turno successivo. E vediamo un pochino se succede qualcosa di interessante. Allora, vi ricordo che ci sono già stati dei dissapori con Tiangong qui accanto. Diciamo Tiangong, che è la capitale della cooperativa panasiatica, nostra ex fazione nella partita scorsa, che però potrebbe essere un ottimo punto di conquista e che ci arriviamo subito di torno. Vi ricordo per l'ennesima volta, penso che appunto questa partita sarà incentrata sul militare, quindi partiremo appunto immediatamente con il piede sbagliato in qualsiasi relazione diplomatica. E abbiamo un Marine che è a livello 3 e può andare a cercare di spaccare un altro po' di culi di alieno, quindi vediamo di portarlo da queste parti. Il nostro esploratore, il nostro Ranger, no, il nostro esploratore, il nostro Ranger lo mandiamo di qua invece. Cosa abbiamo? Abbiamo un convoglio commerciale. Ok, possiamo iniziare a guadagnare un altro po'. No, non è vero, questo qui è quello che avevamo già. Allora, commerciava con Tiangong, potremmo guadagnare un po' di crescita portando la nostra Santo Adriao, ma anche la Libela ci permetterà di guadagnare 4 culture per turno e la porteremo ad essere una stazione livello 2 con l'andare del tempo. Dov'è Il tuo esploratore ha il avuto qualcosa manufatto? di Ok, grazie. Il leggero. nostro esploratore qui che ha un modulo per l'espedizione. Andiamo a avviare la costruzione qui. Ok, tanto avevamo già leticato con la signorina per quanto riguarda gli scavi archeologici, quindi non ci sono problemi a continuare a farlo. Probabilmente peggioreremo ancora la nostra situazione diplomatica, ma non siamo messi così male dal punto di vista militare, nel senso che abbiamo solo 3 unità, però anche lei non è che è messa così bene, ragazzi. Lei, come vedete, ha alzato un pochino la forza di combattimento della città. Probabilmente sta investendo molto nella costruzione di difese. Andiamo ad avanzare. Come vedete, qui sta realizzando un sacco di roba. Aspettiamo il turno. Allora, per adesso rapporti amichevoli li abbiamo solo con il protettorato di Cavitta che si trova qui, ovvero molto lontano rispetto a noi, come vedete, su ognuno dei due fronti, quindi praticamente la parte opposta al pianeta, abbiamo un alleato di là. Dunque, il rover da combattimento si è ripreso del tutto, a quanto pare. Mandiamolo verso sud a esplorare questa zona, ok, alieni, e un nido alieno, ok, guardiamo se riusciamo a... No, a quanto pare no, quindi dobbiamo tornare indietro di una casella e poi vedremo di passare da di qua. Allora, te sei venuto qui per costruire una piantagione, costruiscila, e turno successivo. Che abbiamo? Che abbiamo? Il nostro marine che dunque potrebbe essere interessante anche esplorare questa parte di qua, però dobbiamo passare all'interno del territorio della signorina. Dunque, prima di tutto direi di spostare il nostro esploratore. Se non sbaglio, questa qui era una posizione consigliata per costruire una città. Però lui lo possiamo mandare a sud insieme al nostro altro. Dai, lasciamo perdere l'esplorazione al nord, concentriamoci sull'uccisione di alieni che ci danno anche punti esperienza e punti scienza più che altro. Un esploratore della Federazione Slava è sbarcato di fronte alle nostre coste. Ok, e ci sono degli alieni proprio qui sotto. Questi qui li avevamo già affrontati. Ci dovrebbe essere da queste parti anche un signor Bacarozzo gigante. Signor Bacarozzo gigante che ci ha già spaccato il culo a un rover da combattimento, se non sbaglio. Turno successivo ci dovrebbero essere delle unità da spostare, ma no, forse tutti hanno i loro ordini. Ok, ti viene a vedere di qua cosa c'è eventualmente. Bene. E facciamo turno successivo. Sì. Ok. Siamo al turno 105.
In un episodio, vi ricordo, abbiamo fatto 100 turni perché abbiamo appunto spinto molto sull'acceleratore, cercando di... Dunque, ok, abbiamo fatto la griglia protettiva, facciamo la produzione a Santo Adriao, ha terminato il deposito, quindi possiamo fare un convoglio commerciale se vogliamo. Però quello che ci interessa in questo momento eventualmente è... dunque, guardiamo la clinica, forse la cosa migliore, scienze prima, salute più 2, sì, facciamo la clinica, scegliamo una nuova ricerca. Allora, la griglia difensiva, eccola qui. Dunque, in che direzione potremmo andare? Guardiamo un attimino i nostri consiglieri cosa dicono. I nostri consiglieri dicono che lo scientifico di ricercare la balistica ci darà la possibilità di fare il cosmoscopio, che è una meraviglia, esatto. Scienza più 3 più 10% della produzione per unità orbitanti. La copertura orbitale di questa città è aumentata di 4. Oppure la batteria di razzi che dà difesa cittadina più 18 e punti ferita più 15 più 3 al raggio dell'attacco orbitante. Quindi abbastanza buono, 21 turni. Mentre quello economico ci consiglia bioecologia. Ecologia che ci darà possibilità anche di ricercare la biologia aliena e ci darà la possibilità di levare ritorno il miasma. Quindi facciamo ecologia. Che ci dà invece il repulsore miasmatico, vivarium e barriera ultrasonica. Ragazzi, il vivarium per noi è essenziale se ci pensate, perché abbiamo fattoria pianura. No, questa è pianura. Ah, pensavo fosse deserto. Questo è deserto, ok. Vabbè, ci può far comunque comodo perché abbiamo intenzione di espanderci in questa direzione, visto che di qua abbiamo già trovato, diciamo, due civiltà a cui potremmo dar noia e con cui potremmo peggiorare i nostri rapporti. Questo è un ottimo punto dove espanderci in solitaria, in solitudine, diciamo. Ok, attenzione. Allora, spedizione completata. Abbiamo trovato dati registrati in orbita. Ok, tecnologia molto avanzata chiamata intelligenza artificiale. Decisione sulla missione. Fardello culturale. Abbiamo localizzato la fonte del segnale. Una sonda dello sponsor ARC si è schiantata in una palude di Xenomassa. Ok, c'è anche l'ARC, ragazzi, quindi da qualche parte. Non mi sembra di averla ancora incontrata. La missione sponsorizzata da ARC non ha mai raggiunto il nuovo pianeta. Ok, e la sua sorte rimane un mistero. Recuperando la sonda potremmo forse scoprire che fine hanno fatto quei coloni. Ok, l'ARC non è arrivata per questo motivo. Tuttavia, così facendo, probabilmente contamineremo la xenomassa, rendendo quel giacimento di raro materiale inutilizzabile. Abbandonare la sonda ci permetterà di conservare una risorsa potenzialmente preziosa. Allora, non rischiare la contaminazione e lasciare stare la sonda è una decisione dell'armonia, ma noi vogliamo recuperare la sonda, la xenomassa non è un problema, quindi accettiamo. Andiamo nella direzione che ci viene consigliata, diciamo, dal nostro necessario per portare avanti la missione Fardello Culturale. Ok, vedremo di farlo più avanti. Un'unità attende gli ordini. Te che potresti vedere di uscire qui. Ok, ragazzi, qui ci sono diversi alieni. Guardiamo di non scatenare nessuna battaglia fino a che non siamo pronti a respingere tutti gli attacchi che ci porteranno contro di noi. Ci sono dei droni alieno e tre scarabei lupo. Ok, e si dividono. Questo potrebbe essere un ottimo punto a nostro vantaggio. Allora, il nostro esploratore ha raggiunto questa zona. Andiamo ad affacciarci qui e anche qui è pieno zeppo di alieni. Ok. Dunque, tu potresti venire qui e vediamo. Sì, che la situazione più o meno è quella. Dunque, non puoi fare un'altra spedizione. Te però ti posso mandare in... Cosa sei? Prosciuga la xenomassa. Scusate. Mi sa che dobbiamo. Dunque, andiamo a vedere nelle missioni. Prosciuga il lago di Xenomassa. Ok, prosciuga il lago di Xenomassa. Perfetto. Quindi abbiamo una decisione sulla missione. La nostra spedizione è riuscita a recuperare la sonda, sebbene a scapito della Xenomassa. All'interno della sonda è stato ritrovato sia un diario coloniale risalente alla permanenza nello spazio dei coloni sponsorizzati dall'ARC, sia purtroppo i danni subiti dalla sonda consente di recuperare o l'uno o l'altro. Sia. Ok, le registrazioni vogliamo perché la tecnologia, come vedete, punta verso la supremazia. Quindi, più 13 affinità, più 55 cultura e più 135 energia. Ok, comunicazioni, aggiornamenti per le nostre unità, probabilmente per il nostro rover, ma no, mitragliere per il nostro ranger. Diventa un mitragliere, appunto. Forza in corpo a corpo diventa 6, forza a distanza diventa 14 e avrà come beneficio più 5 punti ferita curati quando l'unità non è imbarcata o più 30 controattacchi a distanza. Andiamo a dargli la cura, perché non abbiamo abbastanza produzione in questa fase iniziale per poterci permettere di fare molto. Quindi per adesso facciamo così. Prosciuga la xenomassa. L'abbiamo già fatto, no?
dunque, vediamo le nostre missioni qui. Ok, missione completata. Mi sa che non dobbiamo fare altro. Cittadino è stato solido, uccidere un verme, rischio professionale solo per i tuoi occhi. Sì, dovrebbe essere completata. Ok, diamo già che ci siamo un'occhiata alle nostre missioni attuali. Dunque, qui dobbiamo... Costruisci un edificio, giardino dei geni. Ok. Oppure, uccidere un verme, lo sappiamo. Rischio professionale, distruggi due nidi alieni. Ne abbiamo distrutto uno per adesso. È solo per i tuoi occhi. Ricerca tecnologia, calcolo automatico. Ok. Esploratore, a questo punto gli diciamo di... Esplorare automaticamente la zona, possiamo ancora costruire una spedizione a quanto pare da quelle parti. Punto di impatto, quello, e spedizione satellite, bla bla bla, tutta roba che sappiamo già, turno successivo. Un turno per il reattore al torio intanto, ci dovrebbe dare più 3 energia, quindi dovremmo andare a più 9. Attenzione, ci attaccano ragazzi, a distanza probabilmente, esatto. Sì, hanno sentito il pericolo e quindi hanno deciso di passare al contrattacco e siamo circondati, quindi dobbiamo vedere di farci di culo il prima possibile. Dunque, io direi di proseguire qui. Ahia, siamo accanto a un'unità. Ok, il nostro ranger qui potrebbe essere abbastanza nei casini perché con un attacco a distanza siamo in grado, come vedete, di colpire questi stronzi. Stronzi, però direi di metterci sulla collina dove abbiamo un punto sicuramente di difesa migliore e un punto di osservazione migliore anche della zona. Cittadella ha terminato il reattore al torio, dunque il giardino dei geni non lo possiamo fare, banca dei geni possiamo fare, cibo più 4 cultura più 1 più 10% crescita in tutte le città, 19 turni. Oppure marine mitragliere, sito vivaio. O perimetro difensivo ci viene consigliato per aumentare la difesa della città e i punti ferita della città. Sì, guardiamo di farlo. Come vedete è ricalata la forza di combattimento della città, probabilmente perché c'era un'unità a distanza e l'hanno levata. Turno successivo, guardiamo se riesce a resistere il nostro amico qui. Teoricamente sì, perché non dovrebbe essere sottoposto a nessun attacco. Ok. Allora, il nostro Marine può arrivare a dare manforte. Dunque, ok, come vedete qui abbiamo un'ottima visione della situazione, guardiamo i danni che facciamo. Non male come danni, però rischiamo davvero di prendere i culi dopo. Considerate che noi subiremo un attacco a forza 8, noi abbiamo forza 6 dopo. Quindi poi rischiamo di essere circondati. Ci conviene forse concentrare le nostre forze. Come vedete, qui c'è un altro nido alieno. Sicuramente è una cosa che dovremo controllare, però. Dunque, fortifica. Direi fortifica, ci può andare bene. Ci fortifichiamo sulla collina e facciamo turno successivo, sperando che questi non ci attacchino. Allora, il nostro amico qui si sta riprendendo. Facciamo turno successivo. Siamo proprio sui resti di uno scheletro alieno gigante, probabilmente un verme. E ok, 10% di miasma. Attenzione, questi qui sono quelli che abbiamo già ferito. Quindi con un attacco, teoricamente, le buttiamo giù. Vediamo di avanzare. Naturalmente camminiamo solo nel miasma perché ci piace. Stiamo per accedere a una nuova virtù. Stiamo andando abbastanza forte con le virtù, ragazzi. Ok. Vediamo. Di dunque, ok, 10%, 10 danni al miasma. Spostiamolo qui accanto a lui, magari anche sulla collina il prossimo turno. Facciamo turno successivo. Vediamo se hanno intenzione di muoversi ancora questi alieni. Teoricamente queste due unità sono ben addestrate in grado di respingere diversi attacchi. Soprattutto a vita piena. Virtù, ok, nuova virtù, ragazzi. Siamo a questo punto qui. Questo punto qui che ci dà la possibilità di, dunque, più 40% all'intrigo dalle operazioni segrete. Un livello di affinità gratuito. Genio militare, dunque, fermi tutti. Il livello 3 della purezza ci dà più 20% alla forza. Oh, più 20% contro gli alieni, ragazzi. Quindi andiamo a scegliere proprio un livello di affinità gratuito. Due virtù, ok. Quindi scegliamo questo qui. Abbiamo un livello affinità gratuito che lo andiamo a scegliere naturalmente nella direzione della purezza di livello 3. Ok, raggiungiamo appunto il livello 3. Abbiamo degli aggiornamenti a quanto pare anche per il nostro rover da combattimento. Diventerà un armor più 6 alla forza, quindi forza 18 e più 20 quando attacca dal fianco, più 30 quando attacca unità fortificate. Andiamo a scegliere un attacco dal fianco. Per adesso non ci serve, ma probabilmente gli scontri più difficili dovremo fare più avanti. Quindi portiamo il nostro Marine qua sopra. Abbiamo una vittoria decisiva, come vedete, nei confronti di queste unità. E però
Non so se ci conviene attaccare perché poi subiremo l'attacco anche di quello. La loro forza di... abbiamo forza 30. Cazzo. Vabbè, attacchiamo questi ragazzi. Vediamo di levare di culo almeno un'unità. Ce la facciamo perché non è detto. Ta 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 ta. Sterminati, vabbè. Speriamo di non morire. Teoricamente ce la facciamo a sopravvivere, quindi insomma, speriamo che non escano fuori sorprese strane. E dobbiamo appunto buttare giù questo coso. L'unico pensiero cattivo, diciamo, che mi viene in mente è... Oh, bravo il nostro armor. Abbiamo fatto proprio bene a prendere questa cosa. Ecologia, ok. Costruisci un'unità orbitante. Va bene. Allora, te vieni qua. Puoi attaccare in questo turno. Puoi attaccare in questo turno. Vai, sbaraglia un po' di alieni. Mamma mia, ragazzi, andiamo forti. Andiamo veramente forti. Abbiamo questo più 20% che ci permette di spaccare i culi come non mai. Ok, wow. Livello 4 addirittura purezza. Abbiamo completato la missione rischio professionale, più 50 cibo, più 1 popolazione. Abbiamo distrutto e pure 25 energia e 60, e un po' di scienza. Quindi scegliamo la nuova ricerca. Allora, ci viene consigliata quella militare la geofisica per l'energia geotermica e il pozzo geotermico. Facciamola. Ok, quindi usciamo da questo menu. E ragazzi, adesso siamo sottoposti all'attacco di diversa roba, come vedete. E direi di fare turno successivo. Penso che la Franco-Iberia possa essere un'ottima alleata, vista la sua posizione rispetto a noi, come anche la Federazione Slava. Attenzione, ci attaccano. Noi siamo nel miasma, ragazzi, la prenderemo anche quei danni sicuramente. 7 danni, attenzione, non so quanto hanno di vita. Prendiamo pochissimo danno, come vedete. Abbiamo fatto 93 danni prima, 98 ora. Speriamo di sopravvivere. Siamo riusciti a sopravvivere, ragazzi. Questa unità è un... Vabbè, lasciamo perdere. Dunque, con voi io direi di poter attaccare anche questo scarabeo lupo oppure venire a dare manforte a lui. Vediamo se con la modalità movimento riusciamo a capire. Non riusciamo ad attaccare a quanto pare quell'unità direttamente. Io direi di ritirare il nostro armor. Il nostro armor. Qui. Con quest'unità invece che ha vita piena possiamo andare a attaccare questa, tanto non riusciranno ad attaccare penso l'armor in un turno con due unità, quindi vediamo di ridurre la loro salute, il nostro armor è ancora molto danneggiato, scegliamo la produzione a Santo Adriao, Santo Adriao. Cosa possiamo fare? Possiamo eventualmente, dunque abbiamo salute 1, dovremmo continuare a tirare sulla salute, centro di riciclaggio ci dovrebbe aumentare la produzione come vedete, quindi andiamo a farla. Intanto stiamo costruendo questa fattoria da queste parti. E guardiamo un pochino gli alieni cosa faranno. Allora, ci attaccano qui probabilmente, sì, ma vengono buttati giù immediatamente. Attenzione, un altro attacco. No, ci attaccano i marine, ma vengono sterminati prima di toccarci. Ok, ragazzi, abbiamo dei mostri, non abbiamo dei soldati. E guardiamo un attimino, unità tende ordine, non ce la facciamo a quanto pare a... Dunque, c'è il miasma qui? No. Vittoria decisiva, quindi vediamo di buttare giù. Tonfa. Dai, qua ci darà un colpo. Ta-ta. E... ce ne andiamo da questa zona perché è veramente pericoloso affrontare quelle cose. Vittoria decisiva, li buttiamo giù del tutto, anche a questi. Ragazzi, stiamo sterminando alieni. Teoricamente stiamo prendendo un sacco anche di scienza. Vediamo se ce lo dice. Meno 7, più 8 scienza, sì. Allora, abbiamo buttato giù enormi unità, enormi, tantissime unità di alieni. E dobbiamo vedere però adesso di riprenderci. Dunque, abbiamo ancora il nostro amico qui fortificato. Dove stiamo andando? Fortificato da queste parti. Una situazione abbastanza pericolosa. Ok, ci attaccano i marine. Adesso i marine sono in una situazione pericolosa, ragazzi, perché hanno preso molti danni. Vabbè, a parte, insomma, sì, ora iniziano ad essere in una situazione pericolosa. Non hanno ancora una cazzo di promozione. Ma quanto gli manca? Siamo ancora a livello 3, esperienza 30 su 60. Non prendono esperienza, a quanto pare. Dunque, vediamo di farli attraversare il fiume, anzi, no, non possiamo farli andare ancora più lontano. Facciamo fortifica finché è guarita. Il marine non possiamo farlo, ma dovrebbe resistere a un eventuale attacco, penso. Per i danni che ci fanno fino ad ora, vediamo un pochino, lo vediamo subito praticamente, attenzione. Ok, ce l'abbiamo fatta in extremis. E ragazzi, il sopravvissuto si riprenderà totalmente. Abbiamo... Però non prende esperienza. Probabilmente perché sono troppo deboli questi alieni, non riesco a capirlo. Fortifica finché guarita. Ok, facciamo turno successivo e lasciamo queste due unità qua giù nel sud a riprendersi. I nostri due squadroni di uomini. E
E dopo questo perimetro difensivo, ragazzi, manderemo un'altra unità in corpo a corpo a dare manforte a questa qui a distanza, e questa può fare veramente male, ma ovviamente ha una forza in combattimento in corpo a corpo molto bassa. Manderemo magari o un Marine che... quanto hanno? I Marine hanno 14 oppure 18 per l'armor, non lo so. Vedremo un pochino, comunque ancora dobbiamo completare questa struttura, quindi non pensiamoci adesso, stiamo facendo la ricerca della geofisica e Cavitra ci dice diritto di passaggio, per diritto di passaggio accettiamo, anche se a noi ci serve al giusto, immagino anche a lei. Non penso che abbia esploratori così lontano nel mondo. Noi, gli esploratori ci sono morti tutti, se non sbaglio. No, ne abbiamo mandato uno. Allora, te ti stavo fortificando, cosa vuoi da me? Niente, infatti, no. Risveglia, si sta dormendo. Ok, turno successivo. Si stanno riprendendo, ho 10 punti ferita al turno. E ok, il nostro laboratorio ha terminato. Io direi, ah già, dobbiamo collegare queste due strade, quindi andiamo a Santo Adriao e gli diciamo, anzi, possiamo anche fermarci qui e dire fai una strada fino a Cittadella, oppure insomma lo mandiamo a Santo Adriao e lo facciamo fare in automatico. Facciamo a Santo Adriao, così almeno sceglierà la posizione in cui fare la strada. Come vedete ci consiglia di fare questa cosa qui. Quindi gliela faremo fare tranquillamente. Gli diamo la libertà di scelta, diciamo, modalità itinerario fino a Cittadella. Ok, divertiti a costruire la tua strada e facciamo scegliere produzione a Cittadella. Ok, abbiamo bisogno, quindi abbiamo detto, di un'unità in corpo a corpo. In 6 turni facciamo un marine, in 8 turni facciamo un armor, facciamo un bel marine, ragazzi. Ne faremo magari due. Abbiamo anche diversi soldi che ci permettono di teoricamente acquistare anche un secondo marine. Non possiamo acquistarlo per quale motivo? C'è già un'unità a distanza, quindi no. Per quale motivo non possiamo acquistare il Marine? Non lo so. Unità commerciale distrutta, attenzione ragazzi. Di chi? Da un alieno. Interesting, very interesting. Dunque, c'è un alieno che girovagava da queste parti, probabilmente proviene da questa zona. Non ci sono nidi, se non sbaglio. Nessun nido. Meno che non si trovi tipo qui, ma mi sembra molto strano che il nido si trovi lì. Questa è una zona invalicabile, probabilmente, montagna, sì. Ok, loro si sono ripresi quasi del tutto, quindi turno successivo potremo vedere di viaggiare a sud finché non troviamo la costa, oppure potremo vedere di tornare indietro. Ok, abbiamo scoperto la geofisica, scegliamo una nuova ricerca, andiamo a prenderci. Dunque, biologia aliena ci potrebbe far comodo per ripulisci miasma e immunità dal miasma per i lavoratori, che fa veramente comodo perché ovviamente i lavoratori hanno bisogno di entrare nel miasma prima di levarlo di torno. Non abbiamo voglia di investire troppi soldi e troppo tempo nei repulsori miasmatici, quindi vanno bene i lavoratori per fare questo sporco lavoro. Red Sun, 4 energia e ok. Dunque il nostro armor si è ripreso del tutto e direi di farlo tornare verso la nostra casa. Decisione sulla missione, vediamo se è una missione stronzata o una missione seria. Scintilla creativa, una missione stronzata. La nostra colonia è alimentata dal reattore Altorio, i cittadini sono già abituati a vederlo brillare con un gentile ronzio. Il reattore è così efficiente che non lavora neppure a pieno regime. Se lo spingessimo un po' di più potremmo utilizzare il surplus di energia per aumentare la velocità di produzione o costruire nuove unità e strutture. Entrambe le soluzioni ci porterebbero a grandi benefici. Quindi nuove unità e strutture più 2 energia. Aumenta la produzione, più 1 produzione. Andiamo a aumentare ancora il nostro guadagno economico, ragazzi. Abbiamo bisogno di tanti soldi per mantenere il nostro esercito. E li chiamo soldi, ma fondamentalmente è energia. Ok, turno 125 in arrivo. Ed eccoci qui nel 2725 con il nostro mitragliere che potrebbe... Guardate là quanto danno faremo a un'unità aliena, però poi rischiamo davvero di prendere il culo a queste. Quindi no, io sogno sempre di fare questa cosa, ma evitiamo per adesso. Vediamo se adesso ce lo fa comprare un marine. Sì, adesso sì. Boh, non lo so perché. Prendiamoci un marine, il prossimo turno lo andremo a spostare. Come vedete partirà lui il prossimo turno, quello ancora dopo lui. Quindi avremo due marine che si muovono insieme in direzione. E lo di è completato la banca dei geni. Ok, non l'avevamo fatta per fortuna. Il nostro Marine può avviarsi verso terre conosciute solo dai nostri esploratori. L'altro nostro Marine può andare verso nord. E facciamo turno successivo. Elodie, ragazzi, penso che abbia più o meno la stessa intelligenza dell'altra volta. Ricordo operazione con... Ok,
Cavita è scaduto. Vabbè, intanto scegliamo una nuova produzione a Cittadella. Facciamo un sito vivaio. Potrebbe andare bene. Che ci dà più uno cibo da palude. Non ne abbiamo, ma più che altro ci dà salute e cibo di base. Accordo di operazione scaduto con la signorina. Quindi vediamo di comunicarci. Salve signorina. Namaste anche a te. Vogliamo stringere un accordo di cooperazione? Va bene. Indietro, arrivederci. Sentiamo un pochino la signorina qua giù in fondo invece, cosa da dirci. Cosa ti porta qui oggi? Accordo. Che ne dici di fare un accordo di diritto? Va bene, diritto di passaggio per diritto di passaggio. Cosa chiedi in cambio? Facciamo uno scambio? No. Io ti propongo questa cosa qui. Inaccettabile. Va bene. Discussione, proviamo con un accordo di cooperazione. Devo rifiutare, va bene, va bene, va bene, arrivederci. Non ci avversi stringere alleanze e amicizie con loro. Quindi sentiamo il nostro amico Karabros. Salve. Salve anche a lei. Dunque, diritto di passaggio per diritto di passaggio proponi. Inaccettabile. Proscio proscenio anche a te. E vediamo un accordo di cooperazione. Devo rifiutare, va bene, arrivederci. Mi state proprio sui coglioni tutti, eh. Dunque, vediamo un attimino se riusciamo a capire la direzione, per esempio, di Kavira. Oh, come vedete è la prima lei, eh. Noi siamo i penultimi per adesso, no, terzultimi. Deming Socio è in fondo, siamo piccoli. Potremmo vedere di prendere il sopravvento immediatamente, conquistare, diciamo, e annettere la sua potenza, la nostra. Elodie punta verso la prosperità, la purezza, scusate. Prosperità, vabbè, perché c'è una città che si chiama Prosperity e quindi prosperità. Unità attende ordini. Il nostro marine, avviati nel deserto. L'altro marine, avviati a seguire il primo. Ok, turno successivo. Le nostre unità stanno scoperto un nido alieno. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh cazzo, perché io muovo delle unità e spucano i vermi? Dov'è? No, io voglio sapere dov'è il nido alieno. Oh, ok, abbiamo, ragazzi, distrutto due unità di scarabeo lupo difendendoci con un armor. Questo armor è l'armor con la L maiuscola. Livello 3, esperienza 30 su 60. Conquista il nido. Lasciare il passo alla superstrada di superspaziale. Ok. Abbiamo preso 60 scienza, quindi abbiamo fatto anche un piccolo passo in avanti nella scoperta della biologia aliena. E vediamo di dunque quel coso a forza 60, forza combattimento 60 se non sbaglio. Dobbiamo anche ucciderlo per una missione, ma non siamo in grado di farlo se non con tutte le nostre forze combinate, e perderemo sicuramente degli uomini. Quindi aspettiamo, non è il caso di scaldare troppo la temperatura nel lato est, diciamo. Il tuo atteggiamento nei confronti della vita aliena ci turba. È chiaro che non apprezzi appieno il significato della loro esistenza. Non intendo permettere che la tua sconsideratezza metta a repentaglio il nostro futuro. Sì. Dunque, stiamo tornando indietro con queste due unità. Questa forza di combattimento 32. Ragazzi, il nostro rover ha forza di combattimento 32, ci diceva prima. Però abbiamo tanti bonus contro gli alieni, quindi non gasiamoci troppo. Perché contro, secondo me, la signorina Demin Soshua prendiamo ma dei discreti culi per adesso, quindi evitiamo di strafare e vediamo di avanzare con le nostre unità nel deserto. Stanno per raggiungere il pezzo hard, come vedete il super verme è qui e ha una forza di combattimento di, non ce lo dice, ma adesso vedremo di farlo così. Forza di combattimento di 60, sì, come vedete siamo anche in grado di colpirlo, ma gli facciamo tipo niente di danno, gli facciamo 10 di danno. Facciamo turno successivo. Ok, vediamo cosa ha intenzione di fare quel vermiciattolo. Abbiamo notato che avete continuato ad attaccare gli alieni, vi chiediamo gentilmente di smetterla. Io attacco gli alieni quando mi pare e piace. Questa faccenda deve portare proprio in escalation. Amica, fatti i cazzi tua. Allora ragazzi, attenzione, gli alieni hanno capito che non siamo proprio amichevoli, quindi ci attaccano a distanza e noi rispondiamo. No, non rispondiamo. Quindi vediamo, dunque il verme è sparito intanto, noi vediamo di proseguire, attraversiamo il fiume, vediamo di allargarci su questo fianco con le due unità per avere un fronte unico, vediamo di proseguire in questa direzione e anche con l'armor, detto anche con l'armor, proseguiamo in questa direzione. Ok, dovremmo far riprendere questa unità, qui dobbiamo aver paura del nostro avversario, però potremmo anche vedere di colpire, dunque questo li buttiamo giù quasi del tutto. Queste, io direi di colpire queste, che sono quelle che ci danno più problemi, penso, adesso.
Vediamo di ridurre molto. Bello, sterminato i mezzi. 80 danni abbiamo fatto. Ne vediamo di. Ti stai prendendo una pausa dall'allevamento di chitinosi, non sentiranno la tua mancanza. Tempo di vita la pagherai, cara. Ragazzi, è proprio ostile, questa signorina. Sta per dichiararci guerra, secondo me. Ci prendiamo per il culo a vicenda da un po' troppo tempo. Ok, il verme d'assedio si è affacciato, ci stanno attaccando a distanza, abbiamo preso un po' di danno, però adesso li abbiamo fermati. Io direi di battere in ritirata adesso. A parte con un bell'attacco a distanza siamo in grado anche di. Allora, o buttiamo di tutto giù questi o continuiamo a danneggiare molto gli altri. 50, 50, vabbè, attacchiamo questi. Che almeno teoricamente il verme non è in grado di attaccarci in questo turno, quindi. No, sì. Ok, ci mettiamo a un passo di distanza da quell'unità e con questa ci allarghiamo su questo fianco qua invece. Turno successivo. Ok, il nostro rover da combattenti direi di farlo curare. Il nostro marine può. No, no marine, no. Annulla. E turno successivo. Ok.